Siamo molto contenti di questa manifestazione anche perché è un modo, è un'occasione per poter far vedere i nostri prodotti, le nostre novità agli operatori del settore che sono i più interessati a questo tipo di comunicazione. Presente nella nostra azienda è un grosso bagaglio legato al passato e una grossa tendenza al futuro, cioè c'è stato un cambio generazionale molto importante, io e mio fratello Andrea ci stiamo dando da fare per poter migliorare e dare una svolta diciamo abbastanza consistente alla nostra azienda. Continuiamo con i canoni del passato, quindi la qualità, quindi l'affidabilità del prodotto, quindi la politica verso un mercato che è un mercato interessante e importante, e cerchiamo con i nostri investimenti, con la nostra comunicazione di dare una spinta ulteriore in un momento che non è sicuramente un momento facile dell'economia di nessun settore, ma noi ce la caviamo bene. Il nostro rapporto col mercato della nostra distribuzione tradizionale è ottimo perché ci conoscono, perché siamo gli ultimi del settore specifico a essere italiani e questo è molto importante. E i nostri clienti questo lo sanno, conoscono bene il nostro prodotto, conoscono bene come ci comportiamo in termini di politica e qual è la nostra disponibilità. Non solo, abbiamo un servizio impeccabile. I nostri prodotti che stiamo presentando adesso in fiera sono le novità che riguardano la scolastica, un settore che per noi era marginale fino a poco tempo fa e che abbiamo pensato di aggredire in maniera più sostanziale. Quindi ci sono tutti i prodotti per la scuola primaria, poi per gli adolescenti e poi per l'università, e questo è diciamo il filo conduttore di questa fiera. Non solo, noi abbiamo da un anno, e quest'anno continueremo, un'iniziativa che si chiama Un'idea che cambia il mondo ed è rivolta ai ragazzi della prima, seconda, terza media, e li sensibilizziamo su quello che è la produzione, perché è importante capire che la nostra azienda non è un'azienda di servizi o di intermediazione, ma è di produzione. I ragazzi adesso non sanno come sia in realtà la produzione e sono molto interessati al concetto intanto di ecologia, di produzione, un'idea, cioè il filo conduttore è un'idea che cambia il mondo. Se qualcuno ha un'idea, può darsi che questa idea possa cambiare il mondo, ma anche nelle piccole cose, quindi il progettare un prodotto nuovo, questo può cambiare il mondo. E può cambiare le abitudini della gente. Poi abbiamo ribadito il concetto di Big, che da 15 anni è il nostro cavallo di battaglia e che ha anche lì stravolto il sistema di archiviazione tradizionale. E pensiamo che possa essere interessante ancora parlare di Big. È un momento molto difficile per tutti, ma noi sosteniamo che la crisi non provenga dall'industria o tanto dagli operatori, ma è qualche cosa al di sopra. Noi siamo abbastanza fiduciosi, molto fiduciosi, perché abbiamo dei segnali positivi ultimamente e vediamo che c'è molto più interesse adesso di quanto ce ne fosse fino a 6-7 mesi fa. Quindi siamo molto fiduciosi e noi stiamo investendo molto anche in funzione di una ripresa che pensiamo possa avvenire abbastanza in fretta.